si informano le illustrissime signorie vostre che per determinazione del capo del governo, cavaliere Benito Mussolini, tutti i docenti del regno dovranno consegnare nelle mani del magnifico... È sempre un luogo di mercimonio, di compravendita, di scadimento di valori, di menzogne più o meno argomentate, è come se noi ci tirassimo fuori nel momento in cui la politica è tutta così indistinguibile sulla linea dell'orizzonte. Io mi posso permettere qualsiasi vezzo, vizio, qualsiasi pigrizia, reticenza, voltarmi dall'altra parte, essere conformista, esattamente come fecero quei 1238 professori che giurarono fedeltà al fascismo. Questa sera, selezionati dai bibliotecari della Magna Capitana, da Annalisa, che segue il progetto, ci sono i manifesti della razza, e in questo romanzo torna una figura storica importante, predominante forse a un certo tipo di ideologia che ha rovinato ha sporcato la nostra storia, Lombroso, a cui il professore che racconti era legato anche in maniera personale. Ce ne vuoi parlare? Sì, Lombroso era il suocero di Mario Carrara, e siccome non so se fosse davvero questo il loro rapporto, il professore non si chiama Mario Carrara, nel senso che è vero che Carrara sviluppò una scienza nel suo settore, nell'anatomia patologica, totalmente lontana dai precetti di Lombroso. È anche vero che forse tutto questo non esplose all'interno della...